Beh, è un'emozione indescrivibile, non sto nella pelle, no? come si dice tante volte. Non me l'aspettavo perché pensavo di essere stato convocato con l'Under 21, invece ieri è arrivata la chiamata che sarei dovuto venire qui. In proporzione, quanto devi a te stesso, alle tue qualità e quanto al Genoa, alla stagione che state facendo? Beh, innanzitutto non metto al primo posto me stesso, ma metto al primo posto due grandi preparatori dei portieri che ho, Spinelli e Scarpi, e lo staff, comunque la squadra, perché se sono qui è anche grazie ai miei compagni, comunque per il bel campionato che stiamo disputando. Di te si parla bene da tanto tempo, questo tu lo sai. Qualcuno però ha detto quest'anno, Perin forse è sopravvalutato, tu come le hai prese queste critiche? Ma io non ci faccio neanche tanto caso, dico la verità. Io la mattina mi sveglio e non vedo l'ora di andare al campo per allenarmi e cercare di migliorare in tutto e in particolar modo nelle lacune che ho, comunque, nelle cose che devo migliorare di più. Quindi non faccio tanto caso alle critiche. Sono tanti portieri in grado di poter andare al mondiale. Io sono qui, cerco di giocarmi le mie possibilità, anche se sarà difficile, però è un piccolo sogno. Parare meglio possibile, diciamo, questa è la chiave per arrivare in Brasile. Certo, perché in nazionale si arriva solo con facendo delle ottime prestazioni con il proprio club e mettendosi in mostra e cercando di fare meglio possibile la domenica. Ma sono un ragazzo molto estroverso a cui piace ridere e scherzare, però nei momenti giusti. Ci sono momenti per ridere e scherzare e momenti di fare la persona seria. Sono un ragazzo molto alla mano e cerco di essere il più umile possibile.